Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente mi sono chiesto, ma è possibile sbloccare iPhone se non si conosce il codice di accesso, se non ci ricordiamo il codice di accesso? Allora, in realtà sì, è possibile e ho scoperto come. Questa procedura però, attenzione, perché cancella tutti i file, i dati, le impostazioni presenti all'interno del nostro iPhone. L'ho scandito benissimo perché voglio che sia chiaro. Nel caso in cui doveste dimenticarvi il codice di accesso dei vostri iPhone, non è nulla perduto, o meglio, i dati sì, ma quantomeno potrete riaccedere al vostro iPhone. Certo, dovrete riconfigurarlo da capo, ma ovviamente io vi consiglio di tenere attivo il backup di iCloud, così nel caso in cui un giorno doveste svegliarvi e improvvisamente dimenticare il codice di accesso del vostro iPhone, ecco, con questo metodo che sto per farvi vedere potrete sbloccare nuovamente il vostro telefono e grazie al backup di iCloud ripristinare anche tutti i vostri file. Detto ciò, direi di non perdere altro tempo e cominciamo. TenorShare 4UK è il software che utilizzeremo per portare a termine questa pratica. Iniziamo a cliccare su inizia a sbloccare. Come detto, il software cancellerà tutti i dati presenti all'interno dell'iPhone. Schiacciamo su inizia e per collegare il tutto dovrete per prima cosa collegare il vostro iPhone al computer e poi premere i pulsanti in questa combinazione: volume su, volume giù e tenere premuto il pulsante d'accensione finché non compare questa schermata che vedete adesso a schermo. Mi raccomando, è importante. Dopodiché potete anche lasciare il pulsante di accensione e vedrete che dopo pochissimi secondi il software riconoscerà l'iPhone. Una volta riconosciuto dovrete aggiornare il sistema attraverso il software. Non preoccupatevi, fatelo tranquillamente anche se secondo voi avete installato l'ultima versione di iOS. Il software di TenorShare andrà a sovrascrivere la versione di iOS. Se tutto sta funzionando, il software andrà adesso ad eliminare il codice e il telefono verrà riavviato. Tranquilli, ci vorrà un po' di tempo. Mi raccomando, non toccate l'iPhone per nessuna ragione al mondo finché la procedura non verrà portata a termine. Subiranno diversi riavvii, non preoccupatevi assolutamente. Ovviamente, come potete vedere, il software continuerà a lavorare. Quanto mi piace quando le cose funzionano a dovere. Voi non dovrete fare praticamente nulla, farà tutto il software e una volta che siamo giunti a termine vedrete questa schermata. A questo punto buttate un occhio sull'iPhone e ve lo ritroverete completamente ripristinato, pronto per essere configurato da zero. A questo punto non vi resta che prendere il vostro iPhone e riconfigurarvelo da zero come se lo aveste appena acceso per la prima volta. Facciamo però al volo un paio di considerazioni su questo software. Funziona veramente benissimo, non me lo sarei mai aspettato, eppure veramente tanta roba, 10 e lode. Il problema qual è? O meglio, il problema, la cosa giusta oggettivamente qual è? Che non potete sfruttare questo programma per sbloccarvi un iPhone trovato per terra. Per quale motivo? Beh, perché Apple mette a disposizione dell'utente delle misure di sicurezza ben studiate. A tal proposito sappiate che quando sbloccherete un iPhone con questa metodologia, ad un certo punto del ripristino vi verrà chiesta la password dell'account iCloud. Quindi senza di quella non potete andare avanti nella configurazione dell'iPhone come è giusto che sia. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un bel commento qua sotto, lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro. Ovviamente tutti i link di riferimento al software li trovate qua sotto in descrizione per scaricarlo. È un software a pagamento, non vi faccio la disamina del prezzo perché i prezzi sono un po' altalenanti, cambiano molto spesso, quindi comunque io vi lascio in descrizione il link per accedere al programma, al software per scaricarlo, sia per Windows che per Mac. Ovviamente funziona alla stessa maniera e come avete visto funziona veramente molto molto bene, quindi capite un attimino in base al periodo storico il prezzo del servizio, del software. Fate voi due conti, capite se ne vale la pena oppure no, ma secondo me sì, perché comunque ormai gli smartphone, gli iPhone specialmente, costano un bel po' e beh, mi sembra veramente una stupidaggine andare a pagare un tecnico per risolvere questo problema. Cioè, potete farlo da voi con pochi soldi e il gioco insomma è fatto. Veramente molto molto semplice, un software che io vi straconsiglio e beh, detto ciò, io sono Luca Crocco e noi ci troviamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao.